copie per lei dovrebbero arrivare a momenti. Anche il consiglio comunale ha consentito a esaminare la faccenda e da subito. Porca miseria. Credevo che la cosa dovesse essere messa a tacere. È un anno di elezioni, non posso permettermi una pubblicità Sarà simile. messa a tacere, signore. Ho chiesto al capitano Jones di occuparsene. Non sarà sufficiente, capo. Se lo togliessimo per un po' dalla città. Fino alla fine dell'inchiesta. Che sta succedendo? Non ha sentito? È la protesta più grossa che si sia mai vista. Una protesta? Sì, per quella Collins, non è incredibile? Opera in modi misteriosi, signora Collins. Ma è come si opera? Signore e signori, potrei avere la vostra attenzione? In quest'aula ci sono più persone di quante non ce ne siano mai state. Perciò vi chiedo di astenervi dal fare dimostrazioni di alcun genere. Siamo qui perché vogliamo conoscere la verità su questo caso. E verranno ascoltati tutti, dovessimo restare per una settimana. Giudice Thorpe, non vedo nessun membro della commissione di polizia. C'è qualche membro del dipartimento di polizia in aula? Il capo Davis è presente? Il capitano Jones è in aula? Signora Collins, potrebbe venire con me soltanto un momento? C'è una cosa che credo dovrebbe vedere. La polizia ha deciso che fosse meglio tenerlo fuori dal calendario delle udienze ordinarie per evitare le proteste che ci sono in strada. Signora Collins, sono Leon Clay. Le presento mio marito John. Salve. Volevo solo esprimerle la mia solidarietà. Quello che abbiamo passato in attesa di avere notizie di nostro figlio David è stato già terribile. E ora questo. Ma ciò che la polizia ha fatto a lei, non ci sono parole. Davvero, non ci sono parole. Tutti in piedi! Seduti, prego. Cancelliere. Salve. L'ho vista sui giornali. Ha proprio una bella grinta a mettersi contro la polizia così.